Drogagate, Eva confessa, sono pentita. Sarei felice di far pace con Francesco. In un'intervista al giornale Chieva Enger ammorbidisce i toni e apre le porte per una riconciliazione con l'ex tronista. Nonostante siano passati diverse settimane dallo scandalo del Drogagate, la vicenda ancora continua a far parlare di sé. Sia Cancelletto Eva Enger che Cancelletto Francesco Monte sono tornati a casa e hanno avuto modo di dire la loro nei vari programmi televisivi dando le proprie versioni dei fatti. L'una conferma quanto rilasciato, asserendo di dire la verità e di non essersi inventata che Monte abbia portato e consumato marijuana all'interno del programma, l'altro nega tutto, video virgola dicendo di aver fumato solo tabacco ed è dell'opinione che di queste accuse infondate ne risponderà solo in tribunale. Le cose sembrano dunque molto tese tra i due, eppure qualcuno ha cercato di porgere una mano all'altro. Eva Enger fa un passo verso Francesco Monte. La donna ha rilasciato in questi giorni un'intervista al noto giornale Chi di Alfonso Signorini in cui ha commentato a cuore aperto la vicenda, mostrandosi molto più malleabile rispetto a prima, video. Eva si è detta pentita non di aver detto la verità, che si sentiva in dovere di esternare per non essere complice, ma di aver agito in maniera così impulsiva durante la diretta. Ha confessato che in effetti avrebbe dovuto dare ascolto ad Alessia e magari interpellare in maniera più approfondita la produzione per prendere eventuali provvedimenti contro i diretti interessati. Con Signorini si è lasciata un po' andare e ha aperto le porte per un chiarimento, se Francesco ammettesse di aver sbagliato, sarei felice di far pace con lui. Eva ha raccontato che inizialmente ai naufraghi erano state date diverse stanze di albergo e che quindi, sebbene a conoscenza del fatto che Monte avesse acquistato la droga, aveva preferito farsi gli affari suoi. Una volta trasferiti tutti in un piccolo appartamento però, la donna aveva iniziato a soffrire la presenza del fumo e aveva deciso di parlare con l'ex tronista per convincerlo a smettere, portandogli l'esempio del figlio Riccardino e dei problemi che aveva avuto con la droga. Tutto inutile, lui non ne aveva voluto sapere. L'ungherese ha concluso l'intervista dicendosi rammaricata per questa situazione, specialmente perché all'inizio loro due si erano molto confidati durante il viaggio verso l'Honduras e avevano instaurato un buon rapporto. Tuttavia una volta che lei gli aveva fatto notare di stare attento con gli spinelli, il suo atteggiamento era cambiato, avrebbe dovuto smettere di fumare e chiedere scusa. Ammettere subito la sua debolezza lo avrebbe salvato.